Signori, benvenuti finalmente su Sons of the Forest, titolo che ha mandato in crash Steam ieri perché stavo cercando di comprarlo da tipo un'ora col pinolone, non riuscivamo a comprarlo perché crashava continuamente la pagina di Steam, ma finalmente passiamo a qualcos'altro oltre a... Vabbè, Hogwarts Legacy è terminato. Sappiate che sto registrando questo let's play senza mouse perché si è volatilizzato, non lo trovo da nessuna parte. Quindi tutte le donazioni che farete tramite PayPal, tramite YouTube, verranno devolute a comprarmi un mouse d'oro, ok? D'oro zecchino, quindi mi raccomando, donazioni da 1000 euro circa, ok? Non di meno. Come sempre ragazzi, chi donerà magari sotto questo video verrà inserito nel secondo video, a inizio video, e chi donerà magari nel secondo video verrà inserito nel terzo video e così via. Ho visto che ci stanno giocando un botto di persone su Twitch, è esploso. Quindi ovviamente non potevo mancare io che lo gioco. Tecnicamente è il seguito di The Forest, titolo che non mi sono inculato perché il mio precedente portatile non lo reggeva. Quindi sto puntando su questo, al minimo dei dettagli perché è in accesso anticipato e non mi gira decisamente bene. Però fanculo gli FPS, fanculo il mouse, giocherò col touchpad del portatile. Cioè, come cazzo mi sono ridotto, porco Giuda. Puoi trasportare fino a due tronchi per volta, tipo Arnold Schwarzenegger, minchia, alla grande. Oh, così proprio. Puff.com. C'è scritto Puff.com. Di sito è. Oh, bello, bello. No. Attacco suicida. Ah, no. Questa sarà la nostra mappa di gioco. Che era quel bordello? Ah, ma non siamo soli. Oh, ma buonasera, signori. Weeks missing 31. Ok. 31. Ok, stiamo cercando questa famiglia. Va bene. Cosa? Fight demons. Oh. Combatti i demoni. Oh merda. Così proprio. Vai, una partita. Tu sei il prossimo. Grazie, sei di molto aiuto sei, eh. Porco Giuda. Cazzo, sono caduto in acqua. Ma che cazzo? Ma volete sapere una cosa divertente? Oh Gesù Maria. Muori, non rompere il cazzo. Non è che me lo devi rendere ancora più straziante. Ma io ho fatto, l'ho fatto già il prologo, che l'ho guardato e non l'ho guardato. Ma la cosa divertente è che nell'altro prologo che ho fatto, perché l'ho fatto per avviare, per fare da test, per vedere come mi girava, in realtà non cadeva in acqua, ma cadeva in mezzo alla foresta. Figa sta cosa, cioè c'è un differente prologo, cioè lo ricominci e ti dà... L'aereo precipitava comunque, però precipitava nella foresta, invece qua siamo precipitati in acqua. Figata sta cosa, mi piace. Molto, molto figa. Mica raga, giocherò di merda col touchpad però, come primo video esplorativo direi che va bene. Ricordatevi ragazzi, distruggete questo video di Leakes, così so che vi piace e continuerò a portarlo fino alla fine dei tempi. Grande. Ma chi è? Boh, vabbè, così a caso. Ok, abbiamo le nostre cosine. Cos'è questo? Open emergency. Cioè, io ovviamente mi sono fermato all'inizio proprio. Oh Gesù! Affanculo ai ragni. Oh, ma questo sta morendo! Muori! E se lo salvo? Ah, ma è vivo! Incredibile. Oddio, vivo è una parola... Ma che cazzo? No, ma... Mi sa che è partito l'udito, è partito tutto il sistema. Ah.
Si è ripreso. Seguimi, prendi oggetto, recupera, costruisci, resta, riposa. Oddio, posso dargli... Riposa, decisamente. Sgombra 5 me, prendi oggetto. Ma non lo so onestamente cosa fargli fare. Aspetta, vaffanculo. Rimani così. Anzi, aspetta. Rifacciamo. Allora, vai a fare la spesa, non c'è come opzione. Riposa. Perché non posso dirgli anche riposa. Riposa. Oh my god. Cioè, forze speciali che sono diventati ritardati dopo... Ma questi qui così? Che cazzo è? Ah, capito! Oh no! Mi dispiace, ho dovuto, devo sopravvivere! Oddio, il coltello ce l'avevamo? Abbiamo la carne. Ah, ma questi sono morti, porco Giuda! Impalati! Ah. Cioè, manco il tempo di schiantarci. Già un paio sono morti. Bello, mi piace la tua maschera. Ah. Dritto nel culo il bastone. Ma che cazzo fai tu? Ti ho detto riposa. Anzi no, prendi... Sa che lo usiamo, lo sfruttiamo, gli facciamo prendere... Così. Trova dei bastoni, puoi darli a me. Bravo, bravo. Madonna. Madonna, questo è uno stronzo gigante. Che diavolo è sta cosa? Roccia piccola. Ah, oh, capiano! No, dai, basta. Però ci ha dato carne il gabbiano, quindi... È utile. Mi sa che ci conviene costruire la prima base tipo qua attorno, no? Perché abbiamo le nostre scorte qua. Razzi di segnalazione, non li prendo. Non so quanto spazio ho questo... Queste cosa sono? Munizioni, bene. Che cazzo è sta roba? Barretta energetica, il telo... Ok, va bene. Aspetta, ma c'è anche altro? Resina per stampante. Ah, wow. Mettiamo a stampare qua in mezzo all'isola. Beh, io prendo... Panetto di C5, ma cosa? Esplosivi, va bene. Asco, io prendo tutto, va. Potrebbe tornare tutto utile. C'è anche una conchiglia, non la prendi? Tra poco ci denudiamo. Stile l'isola dei famosi facciamo. Dai, comunque non me la sto cavando male col touchpad, dai. Poteva andare molto peggio. Cos'è questo? Bravo! Però come cazzo si costruisce questa... Ma lui ha bisogno, secondo voi, di mangiare, guardalo. Ah, li porta tutti da me. Ma guarda che bravo! Minchia, l'intelligenza artificiale è ottima. Come si fa il crafting? Apri inventa, oh mio Dio! Aggiungi gente alla stuola per... Ok, va bene, è tutto chiaro. Io dovrei mangiare, mi sa. O curarmi. Questo cos'è? Razione militare. Se la mangio... Forse la meglio se non la mangiavo. Perché la barra rossa non ho capito che cazzo è. Non so se è la vita. Mi sembra la vita la barra rossa, però vabbè. No, vabbè, evitiamo di sputtanare tutto. Allora. Se metto questo qua, no? Combino con cosa? Col colore della luce? Accendi? Ah, figo! Col filo? No, ma non so che cazzo dovrei fare. No, no, rimuovi, rimuovi. Non ha senso sta cosa. Anche perché non so neanche minimamente... Il crafting come si fa? No, madonna. Ma io direi di andare a farci un giro. Guarda questo qua, ormai gli ho dato un compito e la sua vita si basa su quello, eh. Ci ho detto di raccogliere dei bastoni e adesso la sua vita è basata solo su quello, raccogliere dei bastoni. Io non ho parole. Vabbè, io prendo le munizioni, che vi devo dire? Sono una molia di pesci. Possiamo... Probabilmente siamo in Ohio qua. Cioè io... Vado a fare un giro per l'isola. Quando torno questo qua sta raccogliendo tutti i bastoni dell'isola. Diventa tipo Castaway, no? Cioè che disbosca tutta l'isola praticamente. Praticamente è lui. Io sono armato di un sasso. Ah, apri il kit di pronto soccorso. Ce l'ho? Ce l'ho il kit di pronto soccorso. È questo? Ah. Ok. Sì, forse devo curarmi. E forse devo... Trova la squadra. C'ho un sasso in mezzo, non vedo un cazzo! B03. Tre membri della squadra.
E mica, lui cosa cazzo gli dico? Perché questo mi continua a seguire. Mi sa che gli dico riposati. Fatti una sega. No, vedi, continua a venire da me. Non li voglio i bastoni. Basta. Stai calmo. Seguimi. Cazzo gli devo dire? Seguimi. Che questo minchia, l'unico sopravvissuto è un ritardato diventato, guardalo. Marco Giuda. Vabbè, andiamo, armati di pietre. Faremo tutto il necessario. Non c'è bisogno di altro in realtà. No, comunque quella è la vita, porco demone. Fammi vedere un attimo. Allora, io l'ho aperto, no? No, però in realtà possiamo mettere questo. Perché devo andare armato di... Siamo in battaglia a smembrare i nemici. Oh, smembreremo i nemici allora. Minchia, raga, vi giuro, compro un mouse, porco giuro. Dopo sto let's play, impara i fondamenti della costruzione. No, aspetta, guarda questo mongoloide. No, no, facciamo così, facciamo le cose con calma. Torno indietro. Mi faccio la base lì in mezzo, perché comunque sia, sembra una buona zona. Questa, ci sono le risorse, ci sono alberi e tutto. Per iniziare va bene. Mi faccio una piccola base, gli costruisco un letto fatto di pietre, magari faccio un salvataggio e poi partiamo all'avventura e vaffanculo. Ci facciamo un bel fuocherello, cuociamo qualche... No, ho sentito uno sparo, sono pazzo. Sì, sono spari. Ho sentito un rincoglionito che fa rumori con la bocca, tipo squadra di polizia, non lo so. Vabbè, comunque, fammi vedere cosa posso costruire. Una tenda. Fuoco base. La tenda lo possiamo già costruire in realtà. Ok, la tenda la possiamo... Fanculo, la possiamo già costruire. Dobbiamo fare questo. Devo mettere... No, aspetta, allora, dove me li ha mollati i bastoni? Me ne ha mollato 200, dove sono? Ecco. Ok, non so quanti ne servono, ne prendo un paio, non so. Finché ne può trasportare. Allora, era così. Fanculo, dammi questa. Ok. Oh madonna. I bastoni dove diamine sono? Dove sono i bastoni? Questo è un vuoto. Ah, eccoli. No, stupido Nuco! No! No! No, no! E vabbè, fanculo, accendiamolo. La tenda in mezzo al cazzo. Non era così che volevo farlo! No! Vabbè, mi cuocio qualcosa. Beh, devo dire che comunque il sistema di crafting è molto meglio rispetto a... Cioè, ad altri giochi, mamma mia, molto, molto... E te, tu che cazzo sei sdraiato così? Come una pin-up degli anni 70, guardalo! Contento, capito? Non ha fatto un cazzo e nel pieno del ritardo mentale, guardalo! Però se la gode, se la chilla lo stronzo! Ma levati dei coglioni! Cioè, ma che cazzo... Ma io non volevo fare questo, madonna mia! Perché sono così coglione? Lancia, la lancia... No, ma ve lo fa la tenda, sono un coglione! Ma questa merda come cazzo... Ah, aspetta! Ah, ok! Beh, guarda le cose geniali, eh! Tutto calcolato, che cazzo vi pensate? Ok, qua li posso dire di riposare allo stolto. Vedi? Vedi la genialità? Così mi addormento, vado a fuoco durante la notte. Allora, facciamo così, salviamo. Easy proprio, il nostro primo salvataggio. Lui lo lasciamo qui a chillare, non so perché c'ha da chillare questa qua, non lo so, ma lasciamola chillare. Noi ci mettiamo questa e partiamo all'avventura. E seguiamo GPS. C'è la mappa? No, non c'è la mappa. Chissà quanto cazzo dobbiamo camminare. Madonna mia. Lui lo lascio lì, credo che non mi segua. Ma madonna se mi segue! No, vai... Mica, non so se portarmelo dietro, non vorrei che crepasse. Riposa. Oddio, non è che riposa qua in mezzo. Guardalo. Un completo coglione. Oh, bravo.
No, perché non so cosa mi aspetta, capito? Cioè, preferisco lasciarlo qui. Spero di non dover provvedere a lui come se fosse un po' Panther. Li devo, che so, cucinare. Che cazzo, io non sono la donna di casa, porco Giuda. Non mi rompere i coglioni. Chiama Just Eat, chiama un Uber, si fa portare il mangiare. Oh, la scoiattola! Vieni qua! Oddio, ho collezionato foglie, bene. Le foglie ci serviranno per il falò. Vediamo cosa tutto ci regala di gioia sto gioco. Vabbè, è una gamba, ma questa la possiamo mangiare, no? Un boost, madonna. Siamo finiti in una... un'isola di cannibali. Oh, ma guarda questi qua. Porco Giuda, ma dove cazzo siamo finiti? Cos'è questo? Stoffa, una corda. Ma diciamo che va bene. Va bene. No, devo trovare i membri della squadra, me ne frega nulla. Sicuramente troveremo altre cagate in giro. Merda, ma c'è l'elicottero in effetti affondato. Non ho pensato di andare a controllare. Cioè, potrei andare. Oddio, mi sono cagato. Cos'è quel quadrupede? E se andassimo... Aspetta, facciamo così. Lo so che non apprezzate questi miei cambi di idea. Però se andassimo a controllare magari l'elicottero. Perché me lo segna lì, cazzo. Lo so che è affondato, però magari riusciamo a raggiungere i resti dell'aereo e recuperare qualche arma. Perché ho le munizioni, ma non ho le armi. Quindi per forza di cose, magari, il mio istinto di sopravvivenza mi dice che potremmo trovare qualche arma da fuoco, una pistola, un fucile, qualunque cosa. Speriamo, porco Giuda. Comunque ho visto che sono mostri strani in sto cazzo di gioco. Magari potrebbe diventare la serie top prima dell'arrivo di Resident Evil 4, che tra l'altro uscirà la demo a breve. Deve uscire a breve, per modo di dire, però comunque sia, essendo che il gioco esce il 24 marzo, cioè uscirà davvero a breve. Allora, nuova ricetta nell'inventario. No, ma io non so, non capisco dove cazzo è. L'elicottero così, madonna, se mi mangio lo squalo mi incazzo. È crashato qui. Se, ma come cazzo faccio a trovarlo? No, ma è impossibile. Vaffanculo. Non lo trovo, raga, è impossibile. Bell'idea del cazzo che ho avuto. Cioè, dovrei andare in... in profondità. No, non ce la faccio. Cioè, è tipo qua, vedete? Ce l'ho davanti. Ah, ci posso riprovare, però. Non voglio di certo affogare, capito? No, un salmone. Finché non sono squali, va tutto bene. Ma quanto riesce a trattenere il fiato? Aspetta, me lo segna qua. Aspetta, aspetta, aspetta. Adesso lo vedo nella minimappa. Da non morire. È qua sotto, cazzo. Ma porco. Non riesco ad andare a fondo. Porco giuda, mi sa che è troppo a fondo. Oh madonna, è troppo a fondo, raga, non ce la faccio. È troppo in profondità, vaffanculo. No, rinuncio. Rinuncio, vado avanti. Ce la faccio. Magari mi serviranno bombole, ma che cazzo ne so. Poi non si vede un corno lì. Questa è la mia solita fortuna, cazzo. Nel primo video che ho provato per vedere la grafica, se girava bene, tutto eccetera, cioè, per farlo proprio, tenerlo pronto per il primo let's play, sono precipitato nell'isola, in mezzo all'isola. E invece adesso sono caduto in acqua, la mia bella fortuna, cazzo. Vabbè, io vado, raga. Che vi devo dire? Io procedo. Ok, piano. Comunque la barra rossa non ho ancora capito che diavolo è. Onestamente. Non ho la più pallida idea di cosa sia. Oh, guarda. Ma che cazzo è sta roba? Stoffa. I teschi li possiamo collezionare. No, siamo in un'isola di cannibali. Però vedi il primo... credo. Il primo obiettivo è già vicino. Più o meno. Ma non è che è la forza? Credo. La barra rossa. Perché tipo vedo il braccio che ha... il segno del braccio è rosso, no? E questa è la barra rosa. Non so se c'è un collegamento. No, no, però è la vita, secondo me. È la vita. Ok,
Per forza di cose è la vita. È la vita, ve lo dico io. Anche perché la stamina è quella celeste, la rossa deve essere la vita, per forza. Comunque siamo vicini al nostro primo membro scomparso. Spero non ci siano animali strani, tipo Grinnell. Minchia, tarantole velenose, cose così, perché diventa una comica, se no. Minchia, Grinnell era veramente un inferno, come dice il titolo del gioco. Ogni cazzo di passo che facevi dovevi stare attento ai rumori. Perché o c'era una tarantola, o c'era un ragno delle banane, o c'era un serpente velenoso, o c'era tutto poteva ucciderti in quella cazzo di foresta. Trovavi una foglia in terra e ti uccideva. Questo è bello. C'è una canoa, la gente è arrivata qua. Non se n'è più andata. Tutta mimetico, bello. Ma questo non lo posso prendere. Minchia, un fuoco da campo, cazzo. Aspetta che qua ci sono altre cose, vedi, bello così, cazzo. Ah, un'altra tenda. Minchia, almeno può portare... Vedi, lo amo. Io lo amo già, perché almeno, porca di una puttana, possiamo prendere molte cose. Apri. Corda per teleferica. Cazzo. Ok. Dai, è una figata perché ovviamente possiamo trovare... Esploriamo e troviamo cose, semplicemente. Cioè, ha senso. Prendiamo tutte le cose utili. Tipo qua c'è altra roba. Il botto di salvataggio. Non ho niente idea. No, ma queste sono tutte cagate. No, non me le fa prendere. No. Comunque questo gioco è in accesso anticipato ed è più figo, all'apparenza, di Stranded Deep. Su Stranded Deep siamo sfasciati da ridere, è vero. Ma tutt'oggi, è un titolo uscito nel 2013 e tutt'oggi è spoglio come la merda. Praticamente non hanno aggiunto nulla. Più si va avanti con quel gioco, più diventa buggato, porco Giuda. E non l'ho mai finito, proprio perché è buggato. Che cos'è questo? No, ma brutto! Ma io non gli ho detto di mangiarlo, ma sei un coglione! Che capo, ha fatto... No, dimmi che ha perso vita. Cioè, un coglione! Io pensavo l'esaminasse. Che cazzo si mangia questi funghi velenosi, se gli do i funghi velenosi? Boh, vabbè. Siamo vicini all'obiettivo, quindi almeno. Mi difenderò se trovo qualcuno. Spero di non trovare nessuno. Spero di trovare un'arma. Tanto vado avanti per la storia, cioè nel senso... Cazzeggiamo, tutto quello che volete, però se c'è la storia da completare, la completo. Porco Giuda. Vediamo. Non cagarti addosso. Vedo che comunque i valori stanno abbastanza buoni. Non ci sono problemi. Cioè, è la vita, Cristo, che mi dà fastidio. Aspetta un attimo. Cioè, se prendo medicinali... Ah, guarda, porco Giuda! Devo curare... Questa merda fa male. Mazza del diavolo, madonna. Aspetta, abbiamo stoffa. Armatura di foglie, strumento di riparazione, torcia. Possiamo... Minchia, la torcia, vedi, potrebbe essere utile. Non ce l'abbiamo, in effetti, la torcia. Facciamo così. Combina. Cosa che serviva? Un bastone. Il nostro ultimo bastone. Vai. Facci sognare, ciccio. Ok, l'abbiamo fatto. Non accenderlo. Ma poi chi ti ha detto di prenderlo? Non è ancora ora. No, pazzo di merda. Cos'è? Siamo vicini, eh. Siamo vicini. Ma in realtà è una bomba. Aspetta, devo prendere. Mi sono pronto, eh. Così si para. Madonna. Madonna, sta impazzendo! Oh, madonna! Porco Giuda! È un sasso? The fuck?
Oh, aspetta. Ma che cazzo? Ah, mirtilli. No, prendilo allora. Mirtilli possono tornare utili. Ma si sta allontanando, sono impazzito io. Vabbè, prendo i mirtilli. Porco Giuda, ma sei serio? Guarda. Ma che cazzo? What? Raga, che cazzo? Io non sono pazzo, si sta... Ah, Cristo! Che cazzo è quella cosa? Oh, Gesù! Che cazzo è quella cosa? Vengo in pace! Sì, minchia, ti do questa accettata in testa, te la faccio partire. Chi sei tu? Ma che cazzo? L'uomo merda. Se non mi attacca non lo attacco. Oh, Madonna. Ma che cazzo? È ricoperto di feci. Oh Gesù! Madonna! Ma che quante gambe ha? Ma cos'è questo aborto? Oh mio Dio, che schifo! Dove cazzo sono finito? Signora! Come sta, signora? Oh Cristo! Oh Madonna. Vieni qua! Vieni qua, aborto! Oh! Vieni qua! Che cazzo è quella cosa? Cioè, vedi come non capisco se è un glitch del gioco? Oh Madonna, ma questi stronzi mi seguono. Fuga! Non capisco se è un glitch del gioco. Ma è davvero così con la mongoloide? Io me la vado. Madonna, affanculo. Ci sono venuto fin qui. Per una donna a quattro zampe, cazzo. Madonna, acqua. Posso berla? Oddio, è sicuro a berla? Spero di sì, Cristo, eh. No. No, perché è in grinello, mio Dio, bevi l'acqua. Oh, i parassiti! Devi cuocerla l'acqua. Questa è acqua così, minchia, acqua piovana. Buona, Bambi, vieni! Ho bisogno di carne! Vieni qua. Scusa, lo so, però che cazzo volete? Non rompetemi i coglioni! Questa è sopravvivenza, cazzo! Bisogna uccidere anche Bambi, se necessario. Non mangiare! Non mangiare! Mongolo! Stupido! Ci devo smettere di tenere premuto. Tengo premuto, mangia sto mongoloide! Si è mangiato la carne cruda! Madonna, mo cago parassiti dal culo per tutta la vita! Madonna. Vabbè. Non può portare altro giudice di questo tipo. Va bene. Vedi, c'è un altro punto qua. E devo farmi un riparo prima che cali la notte, cazzo. Cioè qua c'è un punto interessante, boh, non so che cazzo è. Io ancora non ho capito che cavolo era quel punto comunque di prima. Non ne ho la più pallida idea. Probabilmente, non lo so se uno di quelli ha fregato, non lo so, il GPS a qualcuno della squadra. Non ne ho la più pallida idea, onestamente. Comunque la carne non gli ha fatto male. Per ora sono contento. Oh, non puoi portare altri oggetti, però li sto portando. Madonna. Vediamo, allora. Qua sono i funghi, ma... Se io premo E. Ok, li prende. Lo prende e basta. Mica ho preso funghi velenosi. Quelli sono funghi velenosi, secondo me. Quelli rossi così, color fuoco, solitamente sono velenosi. Madonna, vediamo qua cosa ci regala di gioie. Cosa c'è qua? Oh, ma guarda un po'. Madonna. Ma che cazzo di isola è questa, scusami?
Oh Cristo, no, non so se voglio entrare qua, anche perché non posso salvare. Non so se me la sento di entrare in tutta onestà, anche se ho fatto cazzate, quindi... Madonna, io entro. Io entro. C'ho la torcia nel caso. Non sono armato, però vabbè. E qui poi c'è una fonte di luce. What? Ma no, sciocco, c'abbiamo la torcia. Perché cazzo l'ho fatta, scusa? Grande, così funziona sicuro. Ma che cazzo? Ma scusa, ma che l'ho fatta fare la torcia? Ma che cazzo? Scusa, ma l'accendo sta roba? Cosa? È una torcia? Sì, è una torcia. Ma come cazzo? Aspetta. No, porco demonio. Vabbè, fanculo, sapete che vi dico. Io prendo questa. Così. C'è più atmosfera, no? Io ho fatto la torcia. Non so manco dove sto mettendo i piedi. Madonna, gli scatti. Tanto siamo soli qua. Anche se muoio, fanculo, tanto c'ho il salvataggio. Madonna. Tutto ciò mi ricorda il... Vaffanculo! Tutto ciò mi ricorda il film The Descent, no? The Descent, come cazzo si chiama? Non so se l'avete mai visto. Ma che cazzo? Ok. Non so se l'avete mai visto. Food and Dinking, qua c'è scritto. Madonna. Inaspettatissimo questo. What the fuck? Siamo vivi! Minchia, c'è tutto il cibo possibile che non possiamo mangiare. Guarda! Mazel Tov! Che cazzo? Madonna, però è andato malissimo qua, eh. Minchia, tutti appesi come salami. Ha preso il robottino che pulisce, almeno. No, ma scusa una cosa, perché cazzo mi ha tolto l'illuminazione? Pazzo bisbetico. Aspetta, eh. Ma no, che poi non devo fare così, basta fare così. No, non me lo prendo l'accendino. Cioè, volevo vedere con un po' di luminosità in più. Uscita. What? Mi serve la chiave. Oh, madonna mia. Email. Il collegato? Beh. Non lo so. Darti per balestre. E se me lo togli questo cazzo di cosa, magari mi fa un favore? No, ma l'accendino qua non c'è, porca puttana. E mi serve il cazzo di mouse. Guarda come mi sposto, se no, come un idiota. Dov'è l'accendino? Ah, questo è l'accendino? Accendino. Oh, ma non è che faccia molta luce, però. Almeno un pochettino. Cos'è sta roba? Pezzo di bistecca, buono. Trapani, c'è un po' di tutto qua, eh. È che non è che abbia molto spazio. Pezzo di bacon, di bistecca, minchia. Questo non so come diavolo è morto. Sicuramente uno di questi ha quello che ci serve, in teoria, no? Cioè, ci manca la chiave. Qua non c'è un cazzo. Cioè, non avete una carta? Cosa cazzo era questo rumore? Cazzo è questo rumore? Porco Giuda. Sento rumori strani. Ah, forse è il robottino che lo stavo schiacciando. Ma non è che... No, è morto, è morto. È tutto morto. È tutto morto. No, ma... Io le prendo sta cazzo di cosa, non me ne frega, mi riempio bene. Perché tanto... Salvaguardiamo Bambi così, no? Non ucciderò più un Bambi, ok? Merda, ma che palle, oh! Questo vino, cazzo, non ci serve un cazzo. Non serve a niente.
Beh, le mele il signorino non le mangia, capito? No, vabbè. Questa è una zona chiusa a sé, basta questa. Pezzo di bistecca, spero non vada male. Io pensavo che uno di questi avesse una carta. Nessuno ha una carta. Questi si stavano baciando. L'ultimo. Boh. Boh, possiamo andarci. Non abbiamo nessuna carta, è inutile che rimaniamo qua. Però abbiamo fatto una bella collezione di roba. Non ci sono altre porte. Abbiamo preso tutto e me ne vado. Via. Io me ne torno indietro allora, raga. Cioè, torno proprio indietro indietro. Madonna, io guarda, io me la sento che mo mi attacca qualcosa, guarda. Non so perché c'ho sta sensazione che proprio adesso quando ce ne dobbiamo andare mi attacca qualcosa. Spero di no. Perché era una fottuta caverna a senso unico, tipo. Ed è impossibile ci sia qualcosa. Mi incazzo male se c'era qualcosa. Madonna, via, 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 via. Ah, ok, via. Oh, Madonna. Cioè, i miei progressi sono. Oh, merda, è notte qua. Non so se è peggio rimanere qua. Madonna. E se mi faccio una tenda? Ma la posso fare una tenda? Sì. Ok. No, perché tanto poi la posso disfare con questi cazzi. Non ho bast... Anzi, ne ho uno. Non ho altri bastoni. No, toglila. Porco Giuda, bruttamente cagato. Tu che cazzo sei? Oh, Madonna. Riposa con me. Spogliati e riposiamo assieme perché la notte è fredda, che cazzo devo dire? No, dormo, dormo, non me ne frega. Spero di sopravvivere alla notte. No, Madonna, speriamo. Oh, niente se... Bambi! Hai fame? Ok, facciamolo mangiare. Guarda, c'è un po' di tutto, eh. Oggi mi sa che ci scappa un po' di ramen, signorina. Mangia pure il ramen. Mangia il ramen e ti bevi una bella bevanda energetica. Va, va com'è fresca questa bevanda energetica, va. Perfetto. Ok, signori, io sono molto fiero di me perché non sono morto in nessun modo. Quindi mo salvo. Spero che questo let's play esplorativo vi sia piaciuto. Noi magari ci vediamo per la seconda parte. Come sempre, se avete consigli da darmi. Se avete consigli da dare anche a questo mentecato, guarda come se la spassa. Guardalo. Guardalo, non ha l'ombra di una preoccupazione. È felice come una Pasqua, sto stronzo. Porco Giuda. Ci vediamo con la prossima parte, ragazzi. Ciao a tutti.